Buongiorno a tutti quanti voi. Continuiamo a leggere oggi in Matteo al capitolo 6 e il versetto 10. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come è fatta in cielo. La preghiera, seconda parte. Avremmo detto sentito centinaia, forse migliaia di volte queste frasi, ma sono sicuro che almeno il 90% di coloro che le hanno pronunciate non si sono resi perfettamente conto di ciò che realmente queste frasi esprimono. È di ordinaria amministrazione dire a una persona amata che si è dovuta allontanare da noi per un certo tempo, torna presto. Questo perché non vediamo l'ora di riaverla con noi per poter condividere con essa una parte della nostra vita. Lo si dice quindi con cognizione di causa, ben comprendendo che ciò che si sta dicendo è la reale speranza che si ha nel cuore. Ma quando rivolti a Dio si dice «Venga il tuo regno», c'è una vera presa di coscienza di quello che si sta chiedendo? Dico questo perché, secondo le Scritture, il giorno che il Signore verrà veramente nel suo regno, per molti sarà un giorno di terrore, così come riportato in Malachia al capitolo 4, versetto 5. Per essere sicuri che per te quello non sia un giorno tremendo, devi avere la certezza che Lui verrà come il tuo Redentore e tuo Salvatore. E, in ogni caso, la tua richiesta deve essere dettata solo dalla gioiosa speranza del suo ritorno, perché, che tu lo chieda o no, Lui ritornerà comunque. Perciò quando esprimi questo desiderio, se è un tuo desiderio, accertati di volerlo davvero, sapendo di aver fatto la sua volontà. Sì, perché è proprio di questo che ti parlerò ora. Sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta in cielo. In questa frase ho auspicato il desiderio di voler vedere adempiere la volontà di Dio nello stesso modo di come viene applicata in cielo. Ma come e da chi viene applicata in cielo la sua volontà? Noi sappiamo che il cielo è abitato anche dagli angeli che fanno la volontà di Dio e sicuramente nessuno di essi dubita del Signore al punto di potergli dire questa cosa non mi piace o non mi va di farla. Ogni creatura nei cieli sa che tutto ciò che Dio fa o richiede di fare è giusta e va fatta senza obiezioni perché in ogni caso apporterà solo del beneficio. Ad esempio, ammettiamo che il Signore chieda ad una creatura del cielo di fare una determinata cosa. Pensate che queste creature si azzarderebbe a disobbedire? Allo stesso modo, nessuna creatura celeste ardirebbe agire secondo i propri propositi, senza il benestare di Dio. Leggendo la Bibbia si può notare che tutte le volte che ci parla di un angelo che interagisce con gli uomini, specifica sempre che egli è stato mandato dal Signore. Vedi l'arcangelo Gabriele quando si presenta a Maria, cosa dice? Io sono Gabriele che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti e a annunziarti queste liete notizie. Lo trovate nel Vangelo di Luca, al capitolo 1, versetto 19. Nessuno nel Regno dei Cieli opera secondo un proprio mandato, ma tutti aspettano che sia il Signore a stabilire chi, cosa, come e quando una qualsiasi cosa va fatta. E va fatta. Sei sicuro di voler dire sia fatta la tua volontà anche in terra? Se la tua risposta è affermativa, allora tu sai qual è la sua volontà per te, ma permettimi di ricordartela con le parole di Gesù che puoi trovare nel Vangelo di Matteo al capitolo 5, dal versetto 43. Tu hai udito che fu detto «Ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico», ma io ti dico «Ama i tuoi nemici, benedici coloro che ti maledicono, fa del bene a coloro che ti odiano e prega per coloro che ti maltrattano e ti perseguitano, affinché tu sia figlio del Padre tuo che è nei cieli». Se vuoi che davvero venga il suo regno e che sia fatta la sua volontà, danne prova con il tuo modo di vivere, mostrando coerenza e dimostrando che la tua non è solo una bella preghiera recitata a memoria. Che Dio ti benedica.